万花中街。Oh, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è un caldo della Madonna, si sta quasi male, sto sudando, sto cercando giro. Allora, siamo al Wuhai Shijian, ovvero il market dei cinque amori. In pratica è un grandissimo centro commerciale suddiviso in varie sezioni e anche in vari palazzi, dove puoi comprare di tutto e puoi contrattare ovunque. Passi da abbigliamento, scarpe, cose per la casa, regali. Ora facciamo un giro. Vedete, non so, ci sono tanti palazzi, ma sono tutti comunicanti tra di loro. La Wai! Guarda. Ci tiriamo di qua. Andiamo nella piazza centrale, oh. Allora, siamo al primo piano del primo plesso, qua si vendono un sacco di scarpe. Ora andiamo verso la parte centrale, perché tutti i palazzi hanno una parte centrale che è come una grande piazza. Ora andiamo al secondo piano, c'è un caldo della Madonna. Il secondo piano dovrebbe essere dedicato alle borse. Infatti abbiamo borse, cinture, valigie. Occhiali da sole. Però qua. Vabbè, in questo piano non abbiamo niente da dare, quindi saliamo su. Questo qui è il piano delle cose per la casa. È da notare che c'è il distributore dell'acqua calda pure qua. Questi qua sono vestiti per i morti. Io salirei qua. Però un bel cuscino lo comprerei, eh. Ah, quella qua è uguale, oh! L'avevano messo nelle coperte, uguale. Allora, sopra l'ultimo piano c'è la famosissima Mesh Guanchan. Giro la mascherina, sì. E niente, giro a fame, quindi prima se magna.
Questa qui in pratica è una super piazza per lo street food. Qua puoi mangiare di tutto. C'è veramente quasi tutta la cucina cinese. È incredibile. E che si mangia? Robe normali. Qua? Ci vorrò da via. Vediamo. Meglio li amprimo. Ma è guarda. E se si arbia? Ah, ci vorrò da via. È un panino con la carne, sì. Qua ci sono i bagni, se volete vi faccio vedere come sono i bagni. Questo è il grande problema che ho io in Cina. Io mi vorrei mangiare tutto, ogni volta che scopro una cosa nuova la vorrei, non lo so. Questi sono spiedini che vanno rigorosamente cucinati fritti. Mentre qua abbiamo la malatang. Allora, mentre qua stiamo mangiando Wuhan Reguan Mian, che sono in pratica gli spaghetti della città più famosa della Cina, ovvero Wuhan. Vai Giro. La mascherina, Giro. Oh, questo è il nostro panino ripieno fritto con carne e cipolla, pagato 3 yuan. Com'è il gusto, Ciro? Punto. No, oltre ad essere pieno di olio. Si sente la carne, si sente anche la cipolla. Il costo di questa minchiatella è 40 centesimi di euro. Giangansia, eh? Sei di me, io me oggi, Mazia. Famosissimi Reguan Mian, costati 10 yuan. 10 yuan sono circa 1,30 euro, 1,20 euro. Dai, non ci siamo, dai, sembrano. Non sono i più buoni che ho mangiato, però. Via qui era buono, non so. Questo è musulmano. Come? Consigliato. Consigliato. Ora andiamo nell'altro plesso, dove abbiamo Cice Yongping Guanchang. Qua sono tutti accessori per le macchine. Queste qua sono tutte decorazioni che si mettono nel cruscotto per abbellire la macchina. Io non sono d'accordo, però. Scendiamo giù. Visto è lo stesso palazzo a quello precedente, solamente
con dentro altre cose da comprare. Benvenuti nelle scale interne dei palazzi cinesi. Adesso siamo nel piano dei gioielli. Hai visto che belli? E qua. Sono portachiavi questi qua. Andiamo da quella parte. Ok, ora sto cercando un portachiavi, un Yao Shilia, perché così non si può continuare ad andare avanti. Ho trovato questi qua abbastanza tradizionali. Visto? Qua c'è il martello di Thor. Allora, ho comprato questa scimmia spaventosa, nel mentre giro apre le porte e siamo nel piano dell'arte, dei quadri. Ciro, potresti raccontare cosa è successo al piano di sopra? Guarda che belli questi. Cioè, tastalo. Buono. Potete vedere, questo è il secondo infuso e il colore è leggermente diverso. Esperienza bellissima, abbiamo bevuto il tè, abbiamo fatto il rito del tè, bellissimo. Ragazza proprietaria gentilissima. Adesso andiamo a cercare dei coltelli. Qua. Ok, abbiamo comprato questa bottiglietta, questo bicchiere. Qual è la particolarità? Che premendo qui spunta la temperatura. Ok, è fighissimo, 15 yen, quasi 2 euro. Va lavato bene però. Mascherine di ogni tipo. Cioè, in pratica qua abbiamo delle mascherine KN95 FP2. Un pacco uguale. Ibao uguale sia. Un pacco 5 yuan. Quindi circa 70 centesimi. Allora ragazzi, ho comprato 10 mascherine FP2 NK95, 10 mascherine nere, normali, chirurgiche, 10 yuan. Ok, qua siamo al secondo piano. No, qua siamo al primo piano. E qua è un pochettino la fiera dell'artigianato. Ecco i coltelli che volevo a giro. Eccoli qua. Questi sono degli hulu, che sono dei simboli portafortuna cinesi. Le caciotte. Sì.
ed è rane. Invece a questo primo piano è un negozio cinese che c'è in Italia. Cioè, guardate che bello qui questo portamiele. Questi qua sono tutti addobbi per i matrimoni, che come per il capodanno cinese sono tutti a tema rosso. Ok, quindi visto le coppie. Allora, vediamo se riusciamo a farvi vedere un altro plesso, perché qui abbiamo finito, diciamo. Cioè, ragazzi, per farvi capire quanto è grande sto posto, cioè, ci siamo persi. Tra l'altro, lì in fondo c'è un'altra serie di centri commerciali, cioè è qualcosa di bilancieri pur. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Siamo appena usciti dalla giungla, ora entriamo invece in uno di questi due centri commerciali più piccolini. Di fronte a noi, quello là sotto, non so se si vede, è un altro centro commerciale, però dedicato solamente ai vestiti, è di basso livello, diciamo. Ci aspettavano. Questo qua. Ah. C'è da vedere che ci sono le zucche di Halloween ancora. Allora, questo è un comunissimo distributore di bevande, però attenzione, non c'è la gettoniera. Si può solamente acquistare tramite WeChat o Alipay. Abbiamo il tè, questo qui è in pratica come il nostro estate, poi l'acqua naturale, altre bevande come la gazzosa, Coca-Cola Zero e la Red Bull, che in Cina ha questa colorazione. Vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa premiamo. Qui abbiamo la lista dei prodotti, quindi per esempio io voglio una Coca-Cola Zero. Ok, allora io pagherò con Alipay. Qua si può vedere il codice QR, quindi apriamo l'applicazione, clicchiamo su scan, scannerizzo il codice QR. Ok, devo accettare un po' di cose. E niente, ecco la pagina a pagamento, vado a Bizzijufu e si paga. Pagato, attenzione, Coca-Cola. Effettivamente questo centro commerciale è molto più ordinato e è pulito. Interessante, diciamo, dai. Ciro, vuoi vedere questo centro commerciale com'è dentro? Poi non ci siamo mai entrato. Allora andiamo. Come vedete qua che sono dei mezzi alieni. Qui in Cina basta. Cioè qua riescono a mettere le ruote su ogni cosa. In teoria in questi posti bisognerebbe venire alle 3 del mattino e stare qua fino alle 5 del pomeriggio, perché sennò diventa proprio un'ansia totale. Ragazzi, ma qui è bello grosso. Qui è bello grosso. Anche perché sopra sicuramente si mangia. Ok, adesso usciamo. Basta centri commerciali e andiamo in un posto molto particolare di Shenyang, che è qua in zona. Questo qui è Holy Lai, Holy Land, che è una delle pasticcerie più famose in Cina. Guardate qua. Cao Bao Mie. Bao Yu Mie.
包玉米，东北话苞米，对，也叫苞米，东北话，对，东北话苞米。Che bello, va. Vada. Allora ragazzi, già è un'emozione vedere un Lawson qua aperto, ma attenzione, ecco lì la sorpresa. Vedete già una torre, quella lì è la cattedrale di Shenyang. Ora. Ah, c'è un bagno pubblico, andiamo a vedere. Signori, questo qui è un bagno pubblico, cioè vi rendete conto? Cioè facciamo questo tutorial del bagno pubblico e metto la mascherina qua. Cioè signori, ma dove trovate un bagno pubblico così? Questo è uomo, questa è famiglia, cioè ragazzi è un bagno pubblico, qua si entra, cioè vi rendete conto? Cioè, capite l'emozione di trovare un bagno così pulito per strada? Faccio vedere pure il parco. Purtroppo oggi la giornata, dopo tanto tempo, è un pochettino nuvolosa. C'è un po' di smog. Poi questo, qua c'è questo bellissimo parco. Bellissimo, bellissimo non proprio, però dai. Adesso perché. E qui c'è la chiesa che purtroppo è chiusa. È chiusa, ci sono stato una volta. Da notare che sta sventolando la bandiera cinese accanto a quella del Vaticano, che è una cosa molto importante, perché in pratica in passato ci sono stati degli screzi tra la città del Vaticano e il governo cinese. Però adesso questo fatto delle bandiere simboleggia che gli attriti sono stati un pochettino risolti. Nel mentre i cinesi sono dei veri e propri professionisti nel creare street market dove non si potrebbe fare un mercato. Infatti ci stiamo addentrando in un mini mercato illegale. Ma questo è il fascino. Se non piace, non venite. Fate prima. Ok, qua abbiamo Liang Pier. Dandamie. Ciro. Shanbei. Non ti piacciono? Mamma mia, mi è una fame. Io non posso stare qua, ragazzi. Guarda cosa c'è qua. Mamma mia. Mamma mia, guarda qui il rene di Montone. No, che buono Shanbei. Vabbè, non hai mai mangiato questo un po'? No, questi qua sono chobi. Sono in pratica dei pezzettini di piadina fatti fritti, saltati in padella. Questi qua sono veramente buoni, sì. Ci stiamo preparando il tavolinetto perché mangiamo qua, ce lo sta pulendo in maniera abbastanza poco professionale, però non è importante. Ok, ecco le nostre sedie. Questa sedia la spacco ora. Questa qui è la posizione topica in Cina. In pratica questo qui è un aperitivo cinese. Allora Ciro fa il test, così poi finiamo questa parte del video molto cringe. Comba, il cibo cinese lo devi mangiare con me. E non ti stancherai mai. Ma tutti fanno così, vengono qua, si siedono e poi fanno aperitivo, piccio, è allucinante. Guardate. Allora, ultima tappa della giornata, anche perché sta per diventare buio. Sto portando Ciro a mangiare in questa strada fantastica.
la migliore gobarò di strada di Cheyenne. La gobarò in pratica è un piatto importantissimo del Dongbei, originario di Harbin. Non è altro che... Scusate, devo farvi vedere sta cosa però. Allora, voi ridete, però... Cioè, c'è un tombino... C'era un tombino! C'è un buco... C'è un buco per strada e... hanno messo una bicicletta, che in teoria sono le biciclette che si possono affittare, per evidenziare il problema. Sto dicendo, è un piatto molto importante, non è altro che maiale in pastella fritto due volte e poi caramellato con aceto e zucchero. Qua c'è il barbiere, qua c'è la signora che lavora. Ci devo portare a te, c'è il mio amico musulmano vicino a casa mia che aveva un negozio che era tipo una stalla, cioè il ristorante, mangiavi benissimo, però cioè, era tutto rovinato. Ci sono passato l'altro giorno, è tutto ristrutturato con la cucina a vista, c'è una cosa di spettacolare. Ok, ovviamente i cinesi creano mercati dovunque. Ma dov'è? Qui è Cina vera, un po'. Il pesce a terra, rigorosamente a terra. Questo. Ecco, vediamo cosa c'è qua. Sardine, ananas. Figato. Allora abbiamo uova di quaglia, intestino di maiale e arachidi, noccioline bollite. Purtroppo non abbiamo trovato la gobarò per la prossima volta. Adesso ci congediamo, però voglio farvi vedere una cosa. Allora, prima di salutarvi faccio vedere come sbloccare una bicicletta in Cina, perché voglio tornare a casa in bicicletta. Allora, apriamo in questo caso Meituan, perché la bici è una bicicletta di Meituan, un'applicazione per il delivery tipo Glovo, ma che si è buttata pure nel mondo del bike sharing. Qua vediamo adesso che ci sono un bel po' di biciclette. Io vado a cliccare qua su scansiona. Basta scannerizzare questo QR code. Ok, la bici si è già aperta, è stata già sbloccata. Quindi a me, ragazzi, non mi basta altro che mettere il cellulare in tasca, levare il cavalletto e ciao Giro. La mia bici!